Durante la quarta puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha approfittato di un momento di pausa ed ha preso la parola per salutare l'ex suocera ormai in fin di vita. Io approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera perché ci sta salutando un po' a tutti. Nelle prossime ore se ne andrà e non potendo essere lì per darle l'ultimo saluto lo faccio da qui. Ciao Laura, le parole dell'opinionista hanno diviso il pubblico. Da una parte c'è chi ha ritenuto il suo gesto nobile, dall'altro c'è chi l'ha criticata. Ad intervenire è stato anche Taffo, la storica azienda di onoranze funebri divenuta popolare sul web grazie al suo social media manager Riccardo Pirrone, che ha commentato: "Neanche noi arriviamo a tanto". Il post di Taffo ha fatto il giro dei social ed è stato condiviso da molte pagine di gossip. Una di queste è stata commentata da Alessandro Cisilen, ex compagno della Luzzi, figlio della sopracitata Laura: "Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori haters senza motivo e alla testata che ha qui sollevato il non si sa quale caso sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita. Consiglio di uscire dai social e farsi una vita, che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone". Un commento a cui Beatrice ha replicato: "La tua nobiltà d'animo ineguagliabile.